compensare il veleno tra produttori, potenzianti, lavoratori, magari dicendo contro i ricchi, che magari appartiene al partito di Berlusconi, no? Con prevenissimi. Allora, hai parlato, io sono contro questo metodo aggressivo di affrontare i problemi. Io sono per la collaborazione, quello che chiamate il marketing collaborativo, e il compito di un sindaco, rispettando le libertà del mercato, perché uno non può essere statalista che dà ordine, eccetera, un sindaco può facilitare i rapporti nella filiera produttiva. Mi prendo un minuto in più, ovviamente condivido tutte le altre proposte dal pensiero positivo, sistemare le strade per esempio per aiutare la mobilità, anche gli eventuali consorzi, però mi hanno detto e ho studiati che non hanno avuto successo in passato e quindi non è il caso forse di insistere. Certamente ogni proposta che ha un pensiero positivo e costruttivo da noi verrà. Ma io chiedo di nuovo a chi lo vuole. Grazie. Pagate 20 euro e io mi scandalizzavo che a Vittoria li pagavano già 20 euro qualche anno fa, adesso forse li pagano di più a Vittoria. E questo è un problema sociale. L'agricoltura per me è un problema sociale. Ed è un problema dell'agricoltura, se i piccoli produttori sono arrivati così, perché c'è un problema di trasparenza, perché c'è un problema e queste povere famiglie hanno dovuto portare avanti con un sacrificio, spaccarsi la schiena dentro le serre e andare avanti con molta difficoltà. Cioè dobbiamo essere realisti. E poi voglio dire ancora che la trasparenza va anche sulla tutela dell'IGP e soprattutto quando i nostri coltivatori, le nostre aziende, il nostro consorzio IGP coltiva solo ed esclusivamente macchino. Di problemi di carattere economico sindacale, questi sono problemi che devono essere affrontati dal sindacato, no? Il sindaco non ha questo compito specifico, perché ci sono le istituzioni che nella loro autonomia devono svolgere questa attività. Non può essere un posto di lato. Attenzione, il compito del sindaco è quello di inquadrare i problemi dell'agricoltura dal punto di vista per esempio del supporto dei servizi, delle strade come abbiamo detto, trovare in modo che la promozione dell'IGP possa essere collegata alla commercializzazione, poter rappresentare gli interessi di tutta la filiera, no? E quindi in questo senso fare in modo che ci siano nuove forme di aggregazione, ma il sindaco non ha questo compito specifico, anche se si deve occupare di queste attività. Se tu vuoi spuntare un prezzo sul mercato devi creare nuove forme di alleanza tra i produttori e i commercianti, fare un consorzio di tutela sul modello Grana Padano, Parmigiano Reggiano, di non di tutela, è diverso, è il sistema di organizzazione che deve cambiare. È la mia proposta costruttiva. Con queste urla, come potete notare, c'è un modo fazioso, aggressivo di affrontare i problemi e quella collaborazione tra tutti gli attori con queste la persone, voi non la troverete mai. Con me potremo andare. Cari concittadini, la possibilità e sono 25, volete avere continuità di quello che avete visto fino ad oggi o vogliamo cambiare?
Allora, se vogliamo cambiare tutte queste chiacchiere che non vogliono, non hanno il coraggio di affrontare i problemi reali, tutti dicono non è competenza del sito. Qual è la competenza del sito? Per la fascia. Tutti i cittadini. Se noi siamo a conoscenza che c'è un'usura di cui io, se la gente mi voterà, denuncerò attraverso la parte di questa di cui mi assumo. Non fischiate, io sto facendo una denuncia ufficiale. Se ci sono soggetti che anche non hanno assolutamente quella competenza che è una scala pure spalle. Vi ricordo a uno di voi candidati al sindaco e a tutti voi cittadini qui presenti che questa è una trasmissione televisiva, ma stiamo facendo ciò che dobbiamo fare. Sì, e poi ci prenderanno domenica. Assolutamente, questa è una trasmissione.